e chiudiamo il 2023 con loro come protagonisti, i libri. Quelli che vi abbiamo consigliato, quelli che avete scelto, quelli che più avete amato nel 2023 qui alla Libreria Galli Ubic Erice. E sveliamo subito il decimo posto, dove protagonista è Dove non batte il sole di Carmelo Sardo, libro protagonista della nostra rassegna letteraria assieme al Florio di Erice. Al nono posto il libro definito dalla nostra libraia il libro dell'anno, perché da lei il più amato, La ricreazione infinita di Dario Ferrari. Dario Ferrari sarà nostro ospite nell'aprile del 2024. Ottavo posto per un libro che ha spopolato sui BookTok, Better, Dannazione di Kerry Layton. Anche lei è stata nostra ospite la scorsa primavera. Amatissimo Daniele Mencarelli con Fame d'aria, anche lui è stato nostro ospite la scorsa stagione e il libro è stato, come vedete, tanto tanto amato dai lettori. Sesto posto per il premio Bancarella, La porta lettere di Francesca Giannone. Al quinto posto, altro amatissimo libro, I Malarazza di Ugo Barbara, anche lui è stato nostro ospite in autunno. E ci avviciniamo al podio trovando in quarta posizione Catena Fiorello Galeano con Chatuzzu. Anche Catena è stata nostra ospite la scorsa stagione. Sul podio in terza posizione Francesca Maccani, Le donne dell'acqua santa, una storia palermitana. Anche lei è stata nostra ospite la scorsa stagione. Come vedete, libri caldi, sono tutte di saghe familiari ambientate in Sicilia. Secondo posto per Dammi mille baci, un altro libro che ha spopolato su BookTok. E chi ci sarà al primo posto? Gaspare Grammatico con Una questione di equilibrio, quindi vince l'amore per Trapani, l'amore per la Sicilia e le storie belle. Ci vediamo nel 2024 con nuovissimi, bellissimi libri.